E sempre ragazzi con i miei super occhiali, benvenuti alla cattedrale di Barcellona, detta anche la Seu, all'interno del Barrio Gotico, un altro must di Barcellona. Non entreremo noi perché la guarderemo da fuori, vediamo adesso, magari vediamo la fila, ma non credo che entremo. E cose interessanti da dire, oltre al fatto che è appunto uno dei simboli di Barcellona e che la stanno finendo di costruire ancora, sapete di mettere a posto, è che è gotica, sì, ha uno stile gotico, ma la parte gotica è stata aggiunta in seguito, mi sembra a metà del 1800, qualcosa del genere. Quindi diciamo è un gotico ristrutturato che viene inserito nel contesto gotico del quartiere. Bellissima da vedere, piazza grande, c'è un po' di attività intorno e chiaramente da qua o arrivando qua parte tutto un giro per il Barrio Gotico che vi faremo un po' vedere così a sprazzi. Artisti di strada, bella musica e la cattedrale alle nostre spalle. Taglio, c'è stato un taglio, eravamo al Barrio Gotico, ma siamo andati a casa, andati in hotel a farci una doccia perché eravamo molli. Io ho 7 magliette, dico solo queste, ne ho già usate 3, e alle 5:30 siamo sulla Barceloneta per fare aperitivino e cenettina. Adesso vediamo in che ordine, magari cena e post cena, fare un giro qua. Siamo anche vestiti leggermente meglio. E insomma fa un caldo assurdo, ci vorrebbe un calippo, una birra, però siamo sul mare. I'm stuck on repeat, I see the same sky as every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. Che poi cosa c'è da dire sulla Barceloneta? In realtà niente, perché è una spiaggia grossa di Barcellona dove chiaramente un sacco di gente viene a farci le vacanze, è pienissimo, il mare è pienissimo, alto, non è bella da... è bella da passeggiare forse, anche se secondo me, vi dico, vedendo il quartiere all'interno è molto più carino da girare, adesso faremo magari un giro. È una iperspiaggiona pienissima, ma... comunque se venite a fare vacanze qua sicuramente una meta da avere, perché comunque almeno andate in giro un po' al mare. Ci sono però due cose positive indubbiamente: la prima è l'abbondante quantità di tette come la Spagna chiaramente insegna, e la seconda è la palestra all'aperto che vedete alle mie spalle da qualche parte, che in effetti con i 40 gradi all'ombra ci può stare, perché voglio andare lì a sudare tutto, quindi qualcosa di positivo c'è. I wanna light up the sky tonight. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. 'Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, look at the consiglio di amici. Siamo venuti alla bottega Biarritz, che è nel quartiere gotico come prima, ed è un posto molto caratteristico con tanta roba buona, tante tapas. Tra poco mi toglierò anche gli occhiali da sole, che come avete visto sono variati rispetto a oggi pomeriggio, e dovrebbe essere una bella esperienza che vi facciamo vedere. Come sempre, se la vedete in questo video è in questo video, altrimenti sarà nel video dedicato alle tapas. Ragazzi, se siete in questa parte di video è perché la cena non l'avete vista. Non l'avete vista perché? Perché la vedrete nel video delle tapas, okay, dei bar di tapas. Questo è il primo che abbiamo effettivamente fatto, sì. E volevamo raccoglierli un po' nel bar di tapas. Tra l'altro abbiamo bevuto anche una sangria, che se tutto va bene sarà nel video della sangria. Ma andrà tutto bene? Non lo sappiamo. Abbiamo fatto però una cena bellissima. Ora siamo tornati, non so se vi ricordate, alla piazza del Real di ieri, sì. È nel mezzo del quartiere, comunque del Barrio Gotico, e di fianco ovviamente alla Rambla, è un po' il leitmotiv di Barcellona, perché tutto
parte arriva dalla Rambla. Sì. Siamo molto stanchi, leggermente borraci, un po' ubriachi, ci sono rumori non indifferenti, ma qua la situazione è carina e devo dire che staremo a fare un giro ancora, ma non disdegniamo un ottimo e bellissimo anche riposo. Sì. Perché il viaggio è lungo, non siamo venuti solo a Barcellona e con questo è fortissimo, diciamo che facciamo un bel giro prima di andare a riposarci, perché domani comunque Barcellona ci regala ancora delle belle cose. Sì. Ma adesso un po' di immagini serali di Barcellona e poi Nanna e ci vediamo domani. I'm stuck on repeat, I see the same sky as every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, e di buongiorno da Barcellona. Stamattina, come vedete, non so se lo vedete, c'è il sole, ma siamo all'ultima visita vera e propria di Barcellona, la cosa prenotata, la Sagrada Famiglia. Mancava solo lei, diciamo. Sagrada Famiglia, come sempre, un'altra opera incompiuta di Gaudì, e la vedremo anche dall'interno fra un'oretta neanche. Siamo qua un po' in anticipo perché abbiamo fatto le valigie in hotel, abbiamo fatto colazione e vedete cosa abbiamo mangiato in questo video. E ribongiorno dal reparto colazione. Scusate l'occhiale da sole, ma sono un po' stanco. Sono le 8 di mattina e io stamattina per colazione mi sono preso questa briochona triangolare che secondo me all'interno è di pasta sfoglia, spiacca, iper cioccolatosa. E mi piace a me, la sfoglia croccantina, il cioccolato un po' sfattone. Poi ho preso un americano. Bah, ma un vero colpo di classe, ragazzi, è sto bicchiere gigante di succo d'arancia. Tutta la colazione più quella di carote che vedrete, 10 euro, onestissimo. Io invece ho preso quella che dovrebbe essere la colazione tipica di Barcellona, che è una brioche con prosciutto e formaggio, che ho paura che sia temperatura malica. Un mondorino della signora Serberoni, della contessa Serberoni Mazzanti. No. Com'è dentro? Una brioche normale, non si vede molto. Vediamo. No, la temperatura è onesta. Il prosciutto affumicato, il formaggio non troppo sciolto. Ci siamo però come colazione. Sì, 10 euro, raga. E siamo poi arrivati qua per fare la nostra visita. La facciamo, poi torniamo in hotel e poi con calma partiamo. La Sagrada Famiglia, opera importantissima, un'altra delle cose più grandi di Barcellona, che nasconde comunque angoli scorci fenomenali, ma ne parliamo magari più tardi, prima di partire, giusto per salutare il primo video di Barcellona. Direi che è momento però tra poco di entrare. Interessante pensare che eravamo dal lato sbagliato tendenzialmente, ma è talmente bella sia avanti che dietro che non ce ne eravamo accorti. Adesso l'entrata è qua, ma è bella ovunque, da qualunque punto la si guardi. Oh,
ragazzi, è banale dire che la Sagrada Famiglia è la cosa più bella che vedete a Barcellona. Forse sì, però è veramente bella, non è indubbiamente l'unica cosa da vedere, soprattutto non è l'unica cosa di Gaudí da vedere, non è neanche completa, ma è spaziale, è veramente bella da vedere e ovviamente vi consiglio di entrare. Abbiamo preso sempre i biglietti con tickets, il prezzo adesso ve lo scrivo perché non posso vedere sul cellulare. La domanda che ci facciamo è quindi questa: la vedremo mai finita entro la nostra vita? Secondo me no, i lavori sono ancora tanti, però ragazzi è spettacolare, manco a dirlo, andate assolutamente a vederla. E noi siamo quasi alla fine della visita di Barcellona, andiamo ancora al pranzo, adesso ci andiamo a ricambiare al volo e poi tocca partire per andare a Valencia. Allora Chicos, non so se si nota, ma sono leggermente sudato perché abbiamo fatto la prima parte con gli zaini dopo il check out dall'hotel prima di partire. Abbiamo deciso, sono 11:15, di fare un piccolo aperitivo in un posto venezuelano che si chiama Mister Da Walter, tipico bergamasco, Walter, Valterino, eccetera. E giusto per, ci siamo presi due birrette e una empanadas e una repas, giusto per fare un aperitivo. Poi andremo magari a mangiare da un po' robose al parco con la Lidl, ma ci meritiamo questa piccola escursione, giusto per anche raffreddarci un poco. Dopo le empanadas che avete visto, questa è la repas, ragazzi, che c'entro formaggio, carne sfilacciata in questa sorta di panino di tortiglia, sembra tipo fritta, e abbiamo anche tre salse. Questa direi che è guacamole, sembra una piccante, direi una maionese, e hanno dato anche una forchetta. Vi faccio solo il primo assaggio, poi non vi rompo le scatole, giuro, di questa carne con questo formaggio che si sta affilando. Buona. La carne c'ha un po' di peperone, la carne è tipo il pure de porte. Le salse sono da mettere assolutamente, ci stava. Una cosa che avevo visto che a Barcellona c'è in vari posti, e anche se venezuelano, veramente top. E ragazzi, e Barcellona finisce qui, con questo riposo al parco della cittadella, prima di andare a prendere il pullman che ci porterà a Valencia. E due notti e diciamo due giorni pieni di visite, concentrando chiaramente tutte le cose principali di Barcellona, e riassumo un po' anche per Carlotta, per Shu, perché è stata veramente una bella esperienza. Il primo approccio alla Spagna, perché io non sono mai venuto se non a Minorca, che però si parlava di quando ero adolescente, e devo dire che è stato un bellissimo approccio, perché Barcellona è veramente una stupenda città, ci è piaciuta tantissimo, ci è piaciuto il cibo, ci è piaciuta la vivibilità soprattutto, perché si riesce a girare al netto del tentativo di furto del cellulare, che però quello succede chiaramente non in città che ha turismo e che ha chiaramente tante persone che vanno nei mezzi. Ci siamo goduti tutte le cose che abbiamo visto, con grande attenzione chiaramente le opere architettoniche di Gaudí, che ci piacciono. Vi ricordo, vi riconsiglio di nuovo Pepita, l'artbook di Takehiko Inoue per i fan di Slam Dunk, ma non solo, ma soprattutto anche dell'architettura. Ci sono tantissime informazioni, tantissimi schizzi di Takehiko Inoue, tantissime cose belle. Ora ci aspetta un viaggio in pullman di 4 ore per raggiungere Valencia, che sarà la seconda tappa del nostro tour della Spagna, della Vuelta, chiaramente con questo nome usato tante volte, ma che rappresenta il nostro viaggio. Quindi ci riposiamo un'oretta qua, compriamo una bella acquetta fresca e pronti ad andare 4 ore sul pullman per raggiungere la nostra seconda tappa. Ci vediamo alla prossima tappa, e cioè Valencia.